Buonasera, buonasera a tutti. Eccoci live sulla pagina Facebook Corsi di Formazione Giuridica 2023. Vi ricordo che siamo in contemporanea, siamo live anche sul canale YouTube. Vi ricordo canale YouTube Centro Studi Piero Calamandrei. Quindi vi invito all'interazione delle nostre dirette commentando sia la pagina Facebook Corsi di Formazione Giuridica 2023 e la pagina YouTube, il canale YouTube, ovvero la pagina del Centro Studi Piero Calamandrei. Vedo i miei commenti, quindi saluto Giovanna, buonasera, buonasera Michela. Eccoci live, quindi una nuova puntata di aggiornamenti giurisprudenziali, il format che conoscete bene. Questo format nasce appunto con l'idea di commentare quelle che sono le sentenze più recenti della Cassazione, sia in tema di diritto civile che in tema di diritto penale. A proposito di questo, stasera analizzeremo diversi aspetti in tema di diritto civile, in tema di diritto penale. Per ciò che concerne il diritto penale, parleremo di violenza sessuale realizzata attraverso minacce a danni della moglie. Ancora in diritto penale parleremo del reato di furto di cellulare, quando il cellulare è stato già localizzato. E in tema di diritto civile affronteremo la proposta irrevocabile, il contratto di vendita e ancora altra Cassazione di civile, la convivenza prematrimoniale e se essa, o meglio la durata della stessa, possa influenzare l'ammontare dell'assegno divorzile. Leggo ancora altri commenti, quindi ringrazio e buonasera a tutti. Vi ricordo quella che è un'importante novità del Centro Studi Piero Calamandrei. Come ben sapete, i praticanti avvocati che sono iscritti al registro dei praticanti avvocati dopo il 1 aprile 2022 sono tenuti alla frequenza obbligatoria dei corsi di formazione, quindi oltre 18 mesi, con il proprio dominus dovranno affiancare la frequenza obbligatoria di questi corsi per poter accedere alla partecipare o meglio all'esame d'avvocato. E la grande novità è che il Centro Studi, tra le varie attività, offrirà anche la possibilità di quella che è questa formazione obbligatoria. Quindi mi raccomando, se siete interessati, contattate la pagina, anche perché vi ricordo che questa formazione avverrà attraverso quelli che sono 3 semestri. Quindi per tutte le informazioni vi invito a contattare la pagina. Anche perché il primo semestre partirà già da subito dal mese di maggio. Quindi se siete interessati, contattate la pagina per tutte le informazioni dettagliate. Vi ricordo anche quelle che sono tutte le attività del nostro centro, Scuola di Alta Formazione. Domani vi aspettiamo per la diretta ore 15 della risoluzione tema del corso di magistratura. E sabato vi aspettiamo per la nostra doppietta, ore 15, risoluzione tracce, esame avvocato, diritto civile e diritto penale, e ancora alle ore 17 la simulazione prove per i concorsi pubblici. Prima di passare la parola al nostro avvocato Raffaele Sorrese, saluto i relatori di questa sera. Quindi buonasera al dottor Mario Cevoli. Buonasera a tutti. Buonasera Buonasera al nostro avvocato Federica Posta. a tutti, bentrovati. Buonasera al dottor Marco Rosiello Buonasera a tutti, bentrovati. e buonasera al nostro avvocato Raffaele Torrese, che appunto do la parola. Buonasera a tutti. Allora, ringrazio anche Mary per la parola. Devo dire che è stata veramente esaustiva al massimo, quindi mi sono rimaste davvero pochissime cose da dire. Io vi ricordo solo l'importanza di questo format, perché ancora in questi giorni vengo contattato da persone che mi dicono: avvocato, ho superato l'esame di avvocato, è uscita una traccia su una sentenza che avete trattato da aggiornamenti giurisprudenziali. Mi capita con una frequenza tale ormai che non approfittarne è veramente una scelta assurda, veramente impossibile da condividere. Quindi è un format di cui dovete veramente approfittare. Ricordando chiaramente che si divide in due parti: abbiamo una parte pubblica, quella che teniamo adesso, accessibile a tutti, una parte privata che invece è accessibile solo e soltanto a chi si iscrive al gruppo privato. Quindi per qualunque informazione, altro non dovete fare se non contattarci o
direttamente su Facebook, Corsi di Formazione Giuridica 2023, o mandandoci una mail al centro studi Piero Calamandrei, @gmail.com. Vi ricordo solo una cosa: domani gli eventi sono due, non abbiamo solo la risoluzione del tema di magistratura alle 15, alle 14, in tema di diritto di famiglia avremo un intervento da parte di un notaio di enorme interesse. Vi ricordo solo i nostri corsi attivi. Abbiamo, lo sapete, il pacchetto completo di preparazione all'esame di avvocato, vuol dire che prepariamo sia per la prima che per la seconda prova orale. Abbiamo il pacchetto di preparazione ai concorsi pubblici, quindi abbiamo il corso di preparazione al concorso in magistratura, ma abbiamo preparazione anche per tutti gli altri concorsi pubblici, penso a Regione Campania, penso all'Ufficio del Processo, penso a DSGA, ma anche a qualunque altro concorso pubblico. Altro non dovete fare se non contattarci. E penso a tutti i corsi di specializzazione. Penso a giurista d'impresa, penso a inglese giuridico, penso a GDPR, penso al corso di alta formazione in diritto di famiglia, eccetera. Siamo giunti alla, fatemi vedere, il numero 68esima diretta del format aggiornamenti giurisprudenziali. Pensate a quante strade abbiamo fatto e a quante sentenze abbiamo spiegato, 67 per 4. Ecco, fatevi qualche conto. Durante le ultime lezioni abbiamo trattato in civile il diritto di abitazione, l'oblio, il danno da perdita parentale e il giustificato arricchimento. In diritto penale abbiamo parlato del concorso esterno in associazione di tipo mafioso, abbiamo parlato di truffa, di ricettazione e di omicidio colposo. Stasera parleremo di altri quattro argomenti di enorme importanza, di cui ha parlato, meglio che vi sono stati anticipati, dalla dottoressa Mary Lucchetta. Ovviamente consiglio che vi do, se avete perso alcune di queste lezioni, alcune di queste spiegazioni, non dovete far altro che andare sul nostro canale YouTube, perché siamo presenti anche su YouTube, noi solo su Facebook ci chiamiamo Corsi di Formazione Giuridica 2023, altrove ci chiamiamo sempre Centro Studi Piero Calamandrei. Ecco, andate su YouTube e trovate due playlist. Una si chiama Aggiornamenti giurisprudenziali 2022-2023, un'altra Aggiornamenti giurisprudenziali 2021-2022 e potete riguardare tutte le nostre lezioni. Non perdiamo altro tempo, spero di non avervene tolto abbastanza, e partiamo con la relazione della nostra dottoressa Lucchetta, quindi partiamo dal diritto penale, in tema di violenza sessuale avvenuta attraverso minaccia. Voi sapete, la violenza non è solo violenza nel senso fisico, violenza sessuale è anche atto sessuale compiuto con minaccia, quando la stessa si è rivolta alla moglie. Prego, dottoressa. Ringrazio l'avvocato Torrese. Allora, stasera tratteremo una sentenza molto recente, la numero 11.070 del 2023, depositata appunto il 21 marzo, in tema di violenza sessuale. In realtà ci si chiede se commette reato di stupro chi ottiene un rapporto sessuale dalla moglie con minacce. Un tema fondamentale soprattutto per coloro che dovranno ancora sostenere la prova dell'esame di avvocato. Allora, prima di entrare come sempre nel vivo della nostra sentenza, della nostra disamina, dobbiamo un attimo analizzare per sommi capi quello che è il reato di violenza sessuale. Allora, sappiamo che la legge numero 66 del 15 febbraio 1996, delle norme contro la violenza sessuale, afferma il principio in cui lo stupro è un crimine contro la persona, che viene appunto coartata nella sua libertà sessuale e non contro la morale pubblica. Voi ben sapete che la violenza sessuale è un fenomeno, ahimè, molto diffuso e sistematico appunto in tutto il mondo. Le vittime infatti spesso non conoscono i propri diritti e si trovano di fronte a quelli che sono dei molteplici ostacoli nell'accesso alla giustizia. In Italia in particolare persiste quello che è il pregiudizio, che appunto addebita alla donna la responsabilità della violenza sessuale subita. Il pregiudizio che comunque trova conferma nel codice penale italiano, dove appunto all'articolo 609 bis
prevede che il reato di stupro sia necessariamente collegato agli elementi di violenza o della minaccia o dell'inganno o dell'abuso di autorità. Tuttavia, come stabilito dalla Convenzione di Istanbul ratificata in Italia nel 2013, sappiamo che lo stupro è un rapporto sessuale senza consenso e quindi l'articolo 36, paragrafo secondo della stessa convenzione, cosa ci dice? Specifica che il consenso deve essere dato volontariamente quale libera manifestazione della volontà della persona e deve essere appunto valutato tenendo conto della situazione e del contesto. Chiaramente sappiamo che la violenza sessuale è un reato contro la persona, abbiamo detto disciplinato dall'articolo 609 bis. Quindi chiunque con violenza o con minaccia mediante abuso di autorità costringe qualcuno a compiere o subire, scusa, atti sessuali è punito con la reclusione da 5 a 10 anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire quelli che sono atti sessuali, abusando chiaramente delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto, quindi traendo in inganno così la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Il legislatore, disciplinando quello che è il reato di violenza sessuale, quindi ha articolato quelle che sono due fattispecie principali, quindi la violenza sessuale per costrizione e la violenza sessuale per induzione. La originaria previsione del codice civile distingueva quelle che erano appunto due distinte fattispecie delittuose, quindi il 519 del codice penale, violenza carnale, e gli atti di libidine violenti, articolo 521. Chiaramente entrambi i delitti erano previsti nel libro secondo, titolo 9, capo primo del codice, sotto la rubrica dei delitti contro la libertà sessuale, nell'ambito della categoria dei delitti contro la moralità e il buon costume. Quindi da un lato avevamo l'articolo 519 della violenza carnale che puniva chiunque con violenza o minaccia costringe taluno a congiunzione carnale, punito quindi da 3 a 10 anni, alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con persona che al momento del fatto non ha compiuto i 14 anni, non ha compiuto gli anni 16 e quando il colpevole ne è l'ascendente o il tutore o un'altra persona alla quale chiaramente il minore è affidato. E dall'altro abbiamo quella che è la congiunzione carnale violenta, che è un reato appunto che possiamo definire in due tempi, perché il primo è rappresentato dalla costrizione violenta o intimidatoria e il secondo dall'atto materiale della congiunzione carnale. Ora, gli atti di libidine violenti sono preveduti, abbiamo detto, dall'articolo 521 del codice penale e si distinguono dalla violenza carnale proprio sul piano dell'elemento materiale del reato. Appunto, atteso che la condotta sanzionata consisteva nel compimento di atti di libidini che sono diversi appunto dalla congiunzione carnale ed erano puniti con la medesima pena edittale prevista dall'articolo 519 del codice penale. Ora, con la novella introdotta appunto dalla legge che vi ho accennato prima del 15 febbraio del 96, abrogato il predetto capo e la materia è stata appunto correttamente inquadrata all'interno della categoria dei delitti contro la persona, quindi precisamente contro la libertà personale, ponendo appunto in rilievo quello che è il carattere offensivo delle condotte punite nei confronti del bene giuridico della libertà sessuale e quindi non più quelli della moralità e del buon costume. E quindi attualmente ad oggi è disciplinata dagli articoli 609 bis e seguenti del codice penale. Il legislatore in questo modo ha così posto sullo stesso piano tutte quelle che sono le condotte lesive del bene giuridico protetto, eliminando quella che è la distinzione fondata sul criterio della congiunzione carnale e sanzionandole quindi in maniera molto più severa.
Quindi, oltre all'articolo 609 bis, sappiamo che anche la norma 609 ter disciplina quelle che sono le circostanze aggravanti. Ancora l'articolo, la norma 609 quater del codice penale disciplina la fattispecie di atti sessuali con minorenni e così via. È fondamentale anche il reato di 600, quindi dicevo 609 bis, scusate, che disciplina in questa situazione, punisce chi compie atti sessuali al di fuori delle ipotesi precedenti ai danni di chi non ha compiuto gli anni 14 e chi non ha compiuto gli anni 16, quando chiaramente in questo caso il colpevole sia legato al minore da una relazione qualificata. Ora vediamo che gli articoli 609 bis e seguenti del codice italiano, del codice penale, puniscono non solo quindi lo stupro, quindi inteso come una congiunzione carnale non consensuale, ma più in generale qualsiasi costrizione a compiere o a subire quelli che sono atti sessuali. E fate attenzione. La giurisprudenza della Cassazione ha interpretato questo concetto in modo in più, diciamo, estensivo, in quanto l'articolo 609 bis del codice penale individua al primo comma la violenza, la costrizione, l'intimidazione, l'abuso di autorità e al secondo comma la violenza sessuale per induzione, determinando quelle che sono le modalità esecutive nell'abuso di condizioni di inferiorità psichica o fisica della persona offesa, quindi con l'inganno di sostituzione alla persona. Sappiamo che il bene giuridico protetto dalla norma, nella fattispecie per costrizione, è la libertà sessuale dell'individuo, ossia in positivo, quindi nel diritto di ciascun di esplicare liberamente quelle che sono le proprie inclinazioni personali, e in negativo chiaramente nell'impedire che il proprio corpo possa essere senza consenso utilizzato da altri ai fini del soddisfacimento erotico. Nella fattispecie per induzione, invece, il bene giuridico protetto, secondo una parte della dottrina, deve essere individuato nella libertà sessuale, secondo altri nell'intangibilità sessuale. Chiaramente il soggetto attivo del reato, nel caso di specie, può essere chiunque, quindi sappiamo che è un reato comune. L'elemento soggettivo, parliamo di un dolo generico. Il fatto di reato quindi è costituito dal compimento di quelli che sono gli atti sessuali e la nozione di atti sessuali è dibattuta sia in dottrina che in giurisprudenza. Tanto è vero che secondo una parte, una corrente per atti sessuali si deve intendere quella che è l'intera gamma appunto degli atti di libidine. Un'altra corrente invece ne dà una, diciamo, descrizione, una nozione maggiormente restrittiva, limitandola appunto alle sole molestie sessuali. Quindi il reato si consuma quando? Nel luogo e quando avviene appunto l'atto sessuale. Adesso, tornando alla disamina della nostra sentenza di questa sera, la Cassazione appunto afferma, diciamo, questo principio, o meglio, che si rischia quella che è una condanna per stupro chi ottiene quello che è un rapporto sessuale dalla moglie che ha paura a dire di no. Quindi non è necessario quello che è il dissenso esplicito della donna, ma è sufficiente il timore della reazione di lui. Questo è quello che stabilisce appunto la Corte di Cassazione con questa sentenza appunto pubblicata il 21 marzo 2023, che respinge il ricorso di un uomo che era riuscito sostanzialmente a congiungersi con la moglie solo perché lei temeva le conseguenze. La vicenda riguardava un uomo violento che teneva spesso sotto minaccia la propria partner. I due avevano rapporti sessuali perché veniva così ricostruito in sentenza, perché sostanzialmente lei aveva paura, aveva il timore di dire di no. La Cassazione conferma quello che è l'intero, diciamo, impianto accusatorio, respingendo ogni obiezione mossa dalla difesa. E motivo fondamentale fondato al riguardo è che in tema di violenza sessuale, il mancato dissenso ai rapporti sessuali col proprio coniuge, in costanza comunque di quella che è una convivenza, non ha valore discriminante.
quando si è provato appunto che la parte offesa abbia subito tali rapporti per le violenze e le minacce ripetutamente poste in essere nei suoi confronti. Quindi non può assolutamente ricondursi a quello che è un valore discriminante. Chiaramente con quella che è la conseguenza di una forte compressione della capacità di reazione per timore di conseguenze ancor più pregiudizievoli, dovendo in tal caso essere ritenuta sussistenza quella che è la piena consapevolezza dell'autore delle violenze, del rifiuto, seppur comunque in maniera implicita, ai congiungimenti, quindi carnali. Nel caso di specie, quindi, la Cassazione afferma il soggetto agente colpevole del reato di violenza sessuale di cui all'articolo 609 bis. Con questo vi è terminato. Se ci sono domande, sono a vostra disposizione. Nel frattempo, lascio la parola all'avvocato Raffaele Torrese. Nel frattempo, eccolo. Microfono. Complimenti per l'esposizione alla dottoressa Lucchetta. Una sentenza molto molto interessante ed una sentenza che rischiava per la verità di essere fraintesa se non letta bene, perché leggendola almeno sui giornali la sensazione era quasi che la Cassazione avesse affermato un principio nuovo nel dire che la violenza sessuale può essere subita anche dalla moglie. Ovviamente non è questo, perché è chiaro che anche una donna sposata può subire violenza sessuale dal marito e ci mancherebbe altro. Qui il problema piuttosto è se la paura di dire no possa configurare